Buonasera, benvenuti a questa presentazione che si inserisce, come suppongo già sapete, in un evento che dura di fatto tutto il mese di giugno, che si chiama Festa del Libro. Sono una cinquantina di manifestazioni tra presentazioni letterarie, spettacoli, laboratori. Alcuni, la maggior parte, avvengono nella sede del Gabbiano a Bimercate e alcuni eventi invece avvengono anche qui a Trezzo, come la presentazione di questa sera dedicata a Lorenzo Scanno. Lorenzo, benvenuto. Grazie. Hai buonasera a tutti. Una fittissima rete di impegni già a cominciare da domani, quindi ci abbiamo preso veramente, veramente al volo, per cui è un gran piacere averti qui e parlare del tuo bellissimo romanzo che si intitola Una mattina come questa per Nero Rizzoli. E devo dire che a me piace verso la fine chiedere qualcosa sulla copertina, invece qui vorrei partire dalla copertina, perché c'è un tizio che mi somiglia un po', ma c'è anche una frase molto lusinghiera dalla quale vorrei partire, perché in questa frase molto lusinghiera viene citato Massimo Carlotto per Giorgio Pulixi, per Giorgio Pulixi, per parlare un tuo concittadino, sì, cagliaritano, sì, tutto. E però mi ha fatto venire in mente un'altra presentazione proprio con Massimo Carlotto. E vorrei partire da una cosa che disse lui in quell'occasione, su una mia domanda, per chiederti se sei d'accordo. Benché io sia convinto che parlare di generi lasci un po' il tempo che trova, no? Però a Carlotto, con Carlotto si parlava della differenza tra nero e giallo, di cui tu avrai discettato molte volte. E devo dire che lui in quell'occasione aveva detto una cosa che mi aveva abbastanza colpito e che ti rigirerei per sentire la tua. Vai, la tua visione. Carlotto diceva, insomma, con il giallo noi abbiamo uno schema che è sempre un pochino quello, cioè abbiamo un crimine, abbiamo un'indagine e una soluzione del caso. Quindi lui ha usato proprio questo termine. Per il lettore c'è sempre una sorta di finale, diciamo, consolatorio. C'è il male viene perseguito, il male viene identificato e censurato. Sì. Per quanto riguarda il genere invece noir, lui diceva, c'è sempre un crimine, però non necessariamente deve esserci un'indagine e soprattutto alla fine molto spesso il male resta quello, nel senso che il lettore si trova in faccia, aspettato in faccia questo male e resta un po' quello, quindi viene a mancare un po' questo finale. Partirei da questa definizione per vedere se concordi su questa idea sua, se la aggiustiamo. Beh, concordo sicuramente in realtà al 100%, perché questa è la funzione, il genere nasce così, questo prospetto qua nei confronti del lettore, cioè non necessariamente nel noir, nel nero ci deve essere un'indagine. Negli stessi romanzi di Massimo Carlotto spesso volentieri non c'è un'indagine, pensiamo a Rivederci a Amore Ciao, per dire, quel filone di suoi romanzi lì. Nei romanzi della Liga 3 sì, ma in altri suoi grandi romanzi in effetti no. Questo perché? Perché il noir parte innanzitutto capovolge il punto di vista, quindi spesso e volentieri il punto di vista non è quello del protagonista buono, del detective o della, insomma, della signora del quartiere che alla Miss Marple deve indagare e svelare il delitto del parroco del quartiere, magari. Il punto di vista è capovolto, è quello di chi il parroco l'ha coltellato, o l'ha avvelenato o gli ha sparato contro, no? Ma è successo qualcosa del genere, adesso sulla no, perché dalle mie parti queste cose. Quindi dico, questo punto di vista quindi si capovolge del tutto, diventa spesso volentieri, se non quello del criminale, comunque di un personaggio quantomeno moralmente ambiguo, corrotto. E poi, secondo me, una novità che possiamo aggiungere rispetto alle parole di Carlotto è che personalmente questo che si è dato soprattutto dall'atmosfera. Cioè tu puoi scrivere un libro in cui effettivamente la percentuale di indagine, anche il livello di suspense, che può essere bassissimo, insomma alcuni grandi romanzi di Simenon, ma tutto fa l'atmosfera, cioè tutto fa l'ambientazione che tu decidi di presentare in quella storia lì. A volte basta quello. Io spesso e volentieri tento di fare così nei miei libri, nel senso che anche in questo romanzo qua, per esempio, non c'è una vera e propria indagine, e siamo a che fare con, probabilmente sto anticipando quello che tu mi chiederai, però siamo a che fare con tre giovani di sbandati di periferia di Cagliari, sulla soglia dei 30 anni, si ritrovano a fare dei bilanci e
questa scadere del tempo, diciamo, si ritorna a fare dei bilanci sulla loro vita, che cosa hanno alle spalle, hanno tutta una serie, così molto autobiografico, lo dico sempre, di relazioni amorose non fallimentari, tutta una serie di lavoretti che non gli consente di campare come vorrebbero. Qualcuno di loro ha preso una strada che di lavoretti ne contempla solo di quelli legali, e si ritrovano con un pugno di mosca in mano, insomma, soprattutto con un debito, chi di riconoscenza e chi invece di natura proprio prettamente economica nei confronti di questo piccolo boss di Borgata, di Leone, di Cade, che poi andremo a raccontare. Quindi sì, concordo con l'affermazione di Massimo, la trama del mio romanzo è una testimonianza a questo, può non esserci un'indagine, se non quella sociale, a questo punto mi viene da dire. In realtà vorrei dire anche su questo, sai quando si dice sempre la funzione del noir italiano è raccontare la società? Quello secondo me deve emergere suo malgrado dalla storia, non deve essere il fine ultimo che l'autore si deve porre davanti al file, davanti al PC. Io non lo faccio. Secondo me il fine dell'autore con un romanzo anche di questo genere è intrattenere un pubblico, intrattenere il lettore. Martin Scorsese dice, rispetto ai suoi film, cioè io vendo le mie sessioni a un pubblico in qualche maniera qua, e li intrattengo. Cioè non è che quei bravi ragazzi hanno disamina sulla mafia italo-americana in quegli anni, ma è un film con dei protagonisti dei mafiosi italo-americani. Non c'è una condanna, non c'è una morale, non c'è, solo che qui si fa la messa della storia. Io cerco di scrivere in quella maniera un po' la mia storia. E allora entriamoci subito in questa storia veramente, veramente molto particolare, di cui hai già anticipato qualcosa tu, e che comincia... I disastri amorosi, tipo. E che comincia con nel 2009, per cui ci dà la possibilità di accompagnare anche per un po' di anni questi personaggi, una delle tante cose belle, e che in qualche modo viviamo insieme a loro questo tempo che passa. Sì. C'è una caratteristica, oltre a quella che abbiamo già detto, che io però ho trovato molto nuova e molto fresca in questo romanzo, e cioè molte volte c'è un ricorso all'ironia, perché questi dopo tutto sono ragazzi giovani, e quindi si divertono in modi evidentemente spesso discutibili, però c'è spesso dell'ironia, loro si divertono, e questa ironia tu la fai trasparire nelle pagine del tuo romanzo. E vorrei chiederti di, penso che si possa anticipare, insomma, questo fatto nel quale accennavamo prima a microfoni spenti, c'è evidentemente un aspetto autobiografico, perché il romanzo inizia con uno di questi tre amici, che si chiama Ricky, liceale, che ottiene un successo scolastico meraviglioso, perché si classifica prima a un concorso letterario per racconti, e il problema è che questo racconto è talmente bello, parla evidentemente di qualcosa che non conosce, di risvolti legati alla sua città, e che però pur essendo primo classificato gli crea sostanzialmente un grosso problema, e questa penso che sia una cosa che possiamo anticipare, perché inizia così e mi ha strappato proprio il sorriso che vedo anche sì, no, perché mi viene da pensare a delle cose che allora è tutto vero, nel senso che questo uno dei tre protagonisti della storia, appunto Ricky, nel 2009 lo vediamo che alle prese con i suoi primi sogni di fare lo scrittore, di diventare uno scrittore. Io ne conoscevo uno che nel 2009 sognava di fare lo scrittore e vinse un concorso letterario del liceo di Cagliari che si chiamava Racconti di un inverno studentesco. Di questa mia esperienza cosa posso raccontare? Anche questa è molto comica, vedi, perché l'ironia ha sempre fatto parte un po' della mia, del mio percorso. Ero così imbarazzato dall'aver vinto questo concorso con un racconto che si intitolava Vigilante, che era una sorta di Charles Bronson, cioè Giustizia della notte in sosta cagliarità, che non mi presenta la prevenzione, non andai. Quindi tra i 10 racconti, tra i 10 autori di racconti, io ero l'unico che non si presentò. Idem come sempre l'anno dopo, con questo racconto che si titolava Ultima fermata, due punti, rapina mano armata. Molto poliziottesco anni 70, sempre calato però nel contesto delle periferie cagliaritane. Tornando alla fiction, che però in realtà in qualche modo, Ricky scrive questo racconto che si intitola La Gang, ispirandosi a quello che lui vede frequentando la stazione dei treni, a quello che lui vede fare dai suoi coetanei alla stazione dei treni e degli autobus di Cagliari, un posto che io ho frequentato per anni quando ero un pischietto. lui scrive questo racconto, vince il concorso, e però la cosa gli crea dei problemi, perché
il padre di un suo compagnetto di classe che fa il carabiniere, legge il racconto, riconosce tutta una serie di cose, vanno a fare un blitz in piazza Matteo della stazione dei treni, si portano via uno dei capetti, che poi inizia a tempestare di messaggi ricchi, dicendo di tipo ti faccio un panettone così quando ti becco in piazza Matteotti. È successo qualcosa di simile, posso dire, non proprio così, ma qualcosa di simile a causa dei miei primi racconti, che quando iniziarono a girare mi dicono, ma perché tu scrivi questa cosa della nostra zona? Io dico, perché non dovrei? Queste cose succedono? Io dico, sì, ma così è come se fai l'infame. In che senso? Scusa, sto raccontando una cosa di fantasia, che parte una cosa di fantasia, peraltro con della suspense in mezzo, inventata. Sì, ma noi capiamo benissimo di chi stai parlando. Tu, mica mi capiranno a Milano se non giorno mi leggeranno a Milano. Quindi un po' questa cosa su di me l'ho sperimentata. Perché l'ironia? Banalmente l'ironia perché vengo anche da una scuola di scrittura che è rappresentata da grandi autori come Edmond Leon, Eugene Thompson, tutti gli autori della scuola americana, cui comunque la componente del Charles Wilford, in cui la componente comunque è lui stesso, pensiamo, nei suoi deliri, no? Nei suoi deliri schizofrenici, è ironico, è grottesco e ironico. E quindi quella è un po' la mia scuola di lettura e di scrittura. Quindi penso che mi stia facendo in qualche maniera dentro questa componente qui narrativa e cerco sempre di sfruttarla, ma viene fuori in maniera molto naturale. Peraltro bisogna dire che spesso e volentieri quando sei calato in quei contesti ti stai divertendo, perché prima di schiantarti contro un guardrail perché si è strappato di cocaina, bevuto eccetera, alle 3 del mattino, ti stai divertendo in effetti, poi finisce come finisce, però fino a quel momento ti stavi divertendo. Quindi è sempre questa la cosa di cui racconto. Sì, abbiamo parlato di ricchi, però completiamo la trilogia tratteggiando le personalità anche degli altri amici che hanno anche lì dei modi limitivi o pezzeggiati. Sì, molto cagliaritani, però. Ecco, questo, perché uno si chiama Nanni, l'altro si chiama Berco, quindi sono comunque già a livello fonetico una bella trilogia. Di solito nelle amicizie si dice che insomma, chi si assomiglia si piglia, però in questo caso la somiglianza è francamente difficile da trovare, forse per tanti versi o io quello che non hai tu e viceversa c'è una certa complementarietà, sì. Ma questi tre amici comunque si pigliano, anche se hanno caratteristiche molto molto diverse. Quindi ti chiederei di tratteggiarci velocemente sia Nanni sia Beppo, andando un attimo per trattato Ricky, e soprattutto lo accennavi prima il fatto che anche qui almeno un altro dei due hai messo, cioè, messo un po' di te. C'è una bella componente molto possente. sì, chi sono Nanni e Beppo? Allora, Nanni è quello che sicuramente non mi rappresenta in altro modo. Peraltro c'è un Nanni, che è un mio caro amico di giù, che però non rappresenta assolutamente la persona che più ho scritto nel libro, però ho sempre trovato curioso questo nomignolo, che a Cagliari è molto diffuso, Claudio Nanni. Lui si chiama Claudio Nanni. Nanni che cosa fa? Nanni in pratica ha passato una vita, cioè tutta la sua parte dell'adolescenza a spacciare fondamentalmente, a fare un piccolo pusher, poi è diventato un medio, piccolo grande pusher, mettiamolo così, tanto da arrivare a riuscire a riscattare addirittura con i soldi la villetta dei nonni materni in un posto simile a quello dove sono cresciuto io, e aprire una serie di attività che poi si rivelarono del tutto fallimentari nel centro della città di Cagliari. Ecco, forse questa è l'unica cosa che in qualche modo mi ha comune a Nanni, non l'avrò spacciato, ma non l'ho mai fatto, ma l'avrà aperto un'attività fallimentarissima a Cagliari, una piccola libreria del giallo che, come c'è delle relazioni, breve ma molto intensa, in giro di un anno chiusi, breve ma molto intensa. Quindi forse questa è l'unica cosa che mi ha comune a Nanni. Dopodiché Bebo nasce diversamente da come in realtà è descritto nel libro, perché io avevo l'idea del pugile, dei tre ci doveva essere quello, no? Il più cazzo del trio, no? Il pugile. Io ho sempre tirato di boxe in maniera molto amatoriale, mio fratello è un pugile in realtà, invece agonista, quindi avevo questo personaggio qua, ricalcato un po' sull'immagine, devo dire la verità, di mio fratello. Poi è successa una cosa, è successo che mi ritrovai senza lavoro durante la scrittura di questo romanzo. Ma frequentavo un po' di palestre, la box, la sala presa, eccetera. Questa da prima si ti servirebbe un ragazzo per fare la security, una serie di discoteche del litorale di Cagliari. Ti va? E buttiamoci in questa cosa qua, andiamo a fare il buttafuori a Cagliari.
inizio a fare il buttafuori, inizio proprio in quel periodo a plasmare dentro la mia mente questo personaggio qua, la figura di questo ragazzone grande e grosso che si mantiene facendo la security nei locali della movida di Cagliari. Alla fine di quel lavoro lì mi ricoverano per un'epatite infettiva, mi ricoverano, io passo un po' di tempo a letto e ne approfittai proprio per chiudere il cerchio di questo romanzo. Io ho chiuso questo romanzo mentre ero leggente a legge in seguito all'epatite. Così nascono questi tre personaggi, comunque arrivano per la vita reale in qualche maniera. Infatti io dico che questo è il mio romanzo assolutamente più autobiografico. Anche se poi tutti, soprattutto le persone di giù che mi conoscono, quindi hai fatto questo? No, zia, non ho fatto questo, no, nonna, non ho incendiato una macchina. Però naturalmente si ha a che fare con persone che in qualche maniera sono più solo gravitato intorno per una parte della mia vita. Quindi questi sono i tre ragazzi. Sono simpatici comunque, persone molto raccomandabili. A modo. Voglio dire che il lettore, penso, ovviamente la mia, però. Il lettore non può fare a meno di empatizzare un po' con tutti e tre, e credo che in base alla personalità di chi legge poi ci si avvicini forse più a un piuttosto che a un altro. Sì, perché poi anche immaginate, anche se è uno stronzo a tutti gli effetti, soprattutto per il suo rapporto un po' così mercificato nei confronti delle donne, che lui non so, scrivo, colleziona come collezionava sneakers per la baseball, no? In qualche maniera anche lui alla fine arrivi, c'è qualcosa di lui che te lo fa star simpatico. Sono sempre quei tipo di persone da cui sei allontanato e al tempo stesso ti incuriosiscono, no? Infatti tanti mi dicono, ma anche Nanni in realtà non sta così antipatico. Poi non anticipiamo niente perché altrimenti certamente. Hai accennato prima, e adesso magari la trattiamo in maniera un pochino più diffusa, del testo, diciamo, legato alla malavita, sì, che vede degli esponenti anche a livello locale, sì, però comunque di un certo peso, evidentemente. E quando tu ne parli, a un certo punto del romanzo, c'è anche, parli di una sorta, questo lo si può immaginare, insomma, nel termine della malavita, una sorta di codice d'onore che esiste anche tra malavitosi. E qui oltretutto gli attribuisce anche una sigla, che si chiama C'è, questo codice etico minimo. Questa, questa è una totale mia invenzione. Sì, no, avevo quasi la certezza, però all'interno di questo codice minimo, di cui poi ti lascio parlare, c'è una frase che mi è piaciuta in maniera veramente straordinaria, riferita a un certo comportamento che sembra un assurdo, però dà l'idea di quanto questo codice sia quasi raffinato, quasi elegante. Perché a un certo punto si dice: se qualcuno viene qui in quartiere da fuori e attenta a un nemico mio, io difendo il nemico dall'invasore esterno. Quindi addirittura qualcuno potrebbe farmi un favore, perché tu sei il mio concorrente, il mio rivale, eccetera, però chi viene da fuori mi trova alleato nel combattimento. Allora, io sono partito da una situazione, da un dato di fatto che è vero, cioè quello che vi ho appena spiegato, che a Cagliari è sempre esistito. Una certa rivalità in passato era fortissima tra quartieri popolari, tant'è che negli anni 90 si è arrivato a combattere una guerra. Di Cagliari ora si sa pochissimo. Io sono sicuro che se vi chiedessi qualcosa a livello criminale di Cagliari, voi non sapreste dire assolutamente niente, perché è una città raccontata pochissimo, in generale raccontata pochissimo, da ogni punto, sotto ogni punto di vista. Ah, Cagliari, sì, c'è il poeto, con la sabbia bianca, cosa ci sanno? Le palme, voi, i locali, la movida, che è diventata mala movida, una settimana fa, 10 giorni fa, collega, butta fuori, è stato accoltellato purtroppo a morte, in un pub del centro, un anno fa, nella discoteca dove lavoravo un cliente, è stato accoltellato a morte, quindi la movida si è trasformata in mala movida con tutti i crismi criminali che comporta, ma di Cagliari in effetti si sa pochissimo. Ora, a Cagliari, tra gli anni 80 e 90, c'erano delle bande che si chiamavano con i nomi di quartieri, la banda del Certo, cioè il centro di Via Popolare, la banda di Smirionis, la banda di San Michele. Queste bande si sono fatte una vera e propria guerra, nel senso che si sono piazzati bombe a vicenda, si sono sparati, si sono ammazzati, quello dei due fratelli sono stati strangolati in un'auto e poi data le fiamme nel lago Sibilizio, eccetera. Cioè, sono successe cose molto pesanti. Nel 93, a un certo punto, la polizia ha detto: questo per una città delle
le dimensioni di Cagliari, la cosa sta sfuggendo di mano, abbiamo un pagamento a questa roba qua. E così è stato. Da quel momento, diciamo, che la criminalità cagliaritana non ha più avuto modo di organizzarsi in quella maniera lì, non che non sia più organizzata, ma non a quei livelli lì, sicuramente non a quei livelli lì. È famoso l'aneddoto del matrimonio di uno di questi boss, che affitta un agriturismo, un'enorme villa fuori nelle campagne di Cagliari. Io lo visto questa storia, l'ho raccontata a un certo punto. Affitta la villa, guardia armata all'ingresso, e al posto dei confetti delle bomboniere, i pistini di cocaina venivano serviti ai tavoli per gli ospiti. Questo racconta un po' che il contesto in cui questi personaggi operavano. Affettati dinamitare di contro i commissariati di polizia. Ok, quella Cagliari riferisce, però il retaggio di quella roba lì ancora esiste, cioè nei quartieri popolari di Cagliari, queste storie si raccontano. I balossi, cioè i balordi, come li chiamano noi, esistono ancora, magari non hanno più quel potere, sono organizzati in maniera diversa, che io comunque non vedo così, diciamo, differente rispetto a certe realtà di criminalità organizzata sempre del sud, anche se da noi non ha mai avuto un mafioso vero e proprio. Quella roba lì che io ho chiamato il codice di Pompino, in realtà però esiste assolutamente. È successo due anni fa che un gruppo di giovani extracomunitari decise a quanto pare aprire una filiale loro di vendita di zucchero in una piazza di San Michele, che si chiama proprio Piazza San Michele. Hanno sbagliato, diciamo, un indirizzo, sono scesi dei ragazzi da quei barzi lì, scappata la coltellata. Quindi sì, questa roba qui, c'è una persona dall'esterno del quartiere, questo è il suo sistema, poi io, come io l'abbia chiamato, è del tutto una mia invenzione, una mia licenza assolutamente politica. Non so se le persone qui stanno tanto, ma chi avete invitato a parlare cioè, venuto a parlare di libri, mi sta parlando di droga, di parte di criminali locali, di attentati. Però perché, ecco, se ho una missione come autore, almeno in questa prima mia fase di libri che raccontano Cagliari, è quella di sfatare questo mito della Sardegna mistica, ancestrale, la Sardegna come un paradiso dove tutto l'anno si può vivere di turismo, che è una minchiata colossale, perché sul nostro PIL il turismo incide meno del 5%, per il resto la Sardegna è fatta di gente che come a Milano al mattino si alza, va in strada statale, entra a Cagliari, va a riempire gli uffici e poi torna a dormire fuori la Cagliari. Quindi se io ho una missione, come ancora sicuramente è quella, raccontare una Sardegna con una dimensione diversa, metropolitana, urbana, con tutti i problemi che una dimensione di quel tipo poi comporta a livello sociale, di riflesso anche criminale. Questa è la mia unica missione, almeno con questa serie di romanzi. Senti, a proposito di giustizia, perché nel tuo romanzo vengono, giusto per tornare a bomba sulla differenza noir e giallo, nel tuo romanzo comunque vengono commessi crimini a iosa, cioè un po' di tutti i tipi. Però praticamente, salvo qualche cameo, c'è l'assoluta assenza di forze di nuovo. Vengono citati in tanti volanti, ma di fatto non c'è la presenza dello Stato. Cioè, in questo romanzo c'è la malavita e tutti coloro che si avvicinano, come i nostri tre amici, magari malfortunatamente, sì, entrano e escono. E di fatto questa malavita si gestisce assolutamente da sé. In parte con il codice, in parte con delle cose più semplici, la serie di questi soldi non li rendi, quindi devo trovare il modo, certo, di riaverli con strumenti di tutti i tipi. E quindi la legge, nel senso la presenza dello Stato, qui non c'è. C'è un mondo che è assolutamente autonomo. Allora, in realtà, certo, anche questo forse fa parte in parte di scienza poetica, nel senso che il punto di vista dei ragazzi del libro è quello. Non ho un'indagine, non ho dei protagonisti che sono dei poliziotti, non ho dei detective, anche perché poi mi dovete dire, in effetti, i detective privati in Italia, quando mai si sono occupati di omicidio, cioè mai. Questo già lo diceva, McBain riguardo i detective privati negli Stati Uniti, che già uno comunque si immagina un contesto molto diverso, dice, beh, in effetti un detective privato che indaga negli Stati Uniti su un omicidio ci potrebbe essere, ma non è mai esistito. Negli Stati Uniti, figuriamoci a Cagliari, figuriamoci a San Michele, a Sant'Elia, a Svirionis, cioè
No, quindi il punto di vista doveva essere necessariamente, per quanto mi riguarda, quello delle persone realmente calate in quei contesti, cioè i criminali, banalmente. Quanto alle forze dell'ordine, in realtà poi i cameo che compaiono anche lì è tutto preso dalla realtà, perché i falchi sono, io ho degli amici che stanno nei falchi, nella polizia di Cagliari, con cui diciamo siamo così in contatto, che mi fanno, adesso mi strappano un sorriso perché poi quando leggo i miei libri mi dicono ma questo è quello che abbiamo iniziato noi, questo è quello che ti ho raccontato io, quest'altro gli è cambiato il nome, ma si capisce perfettamente che Cagliari è una città di modeste dimensioni. In realtà no, non posso dire però che nella realtà ci sia un'assenza, questo bisogna dirlo, dello Stato in città o in Sardegna. C'è una grossissima difficoltà però. Le stesse persone delle forze dell'ordine che sono in contatto sono le prime ad affermare il fatto che, per un servizio che viene fatto, Cagliari è un porto. Essendo una città di porto, nel porto arriva di tutto. Dappertutto arriva di tutto. Per un qualcosa che viene bloccato, 10-15 di questi carichi sicuramente entrano in città. È una città dove si fa tantissimo uso di droga. Quindi se ne vende così tanto perché ci sono un sacco di compratori, evidentemente, ci sono un sacco di aziende. Significa che le persone che guidano gli autobus, boh, forse il tuo dentista, il tuo vicino di casa, perché da qualche parte finisce questa roba qua. Cioè dove va? Si vende, cioè non è che viene buttata, si vende. E loro stessi mi dicono: non dico che il nostro lavoro, non diciamo che il nostro lavoro sia inutile, però è molto frustrante, perché per una cosa anche micro, veramente molto piccola, che riusciamo a intaccare, a combattere, abbiamo la certezza che 20, 30, 40, 50 cose sono successe, 30, 40, 50 carichi sono passati. E quella roba è nelle strade, in questo momento qualcuno la sta vendendo, sta guadagnando, qualcuno se la sta tenendo in vena, qualcuno la sta sfruttando, qualcuno la sta imbogliottendo sotto sono pastiglie. Quindi non c'è un'assenza, magari c'è una certa frustrazione da parte di chi opera nella giustizia, come ad una situazione che in qualche modo sembra una vera fine, dico anche a Cagliari. Cagliari è un problema molto importante con la droga che arriva dagli anni 70. Anche da noi c'erano nei quartieri popolari delle lunghissime file di tossicodipendenti che facevano la fila sotto i palazzi popolari con le vedette per andare a fissare la dose. Negli anni 80 venivano, c'è una stima, tra gli anni 80 e 90 venivano registrati 2.000 furti d'auto al mese a Cagliari. 2.000 furti d'auto al mese, che naturalmente venivano rubati dai tossicodipendenti, anche se lo lavorano. Quindi Cagliari ha sempre avuto un problema fortissimo con la droga, continua ad avere. Ora il problema più che altro è che i protagonisti di questa recrudescenza dal punto di vista criminale, se qui invece dobbiamo arrivare alla questione della droga, sono sempre i giovani. Mi interessa quasi sempre i giovanissimi, quindi magari il dato allarmante al momento è quello. Non è la criminalità organizzata, non è più quelli che si sparano addosso, però c'è i ragazzini che entrano alle superiori, non si fumano più le canne, sono già per ragazzi. Quindi qual è la Cagliari che racconto io? Sì, vorrei dedicare proprio un minuto tempo perché tutti i fatti penso che sia il mio amico preferito. Anche perché tu l'hai caratterizzato, anche qui c'è sicuramente aspetto autobiografico, cambiando un po' l'opinione comune sulla figura del buttafuori. Perché insomma. Sì, c'è un grandissimo confermo che c'è un enorme Ecco, appunto, devo capire, perché noi ci immaginiamo ovviamente la persona chiaramente molto muscolosa, una persona molto fisica e di solito con ipoteticamente poco cervello. sì, che non vedo l'ora di picchiare le persone a casa. Ok, esatto. Allora, tu un po' ti sei occupato di queste cose, sembra proprio evidente che evidentemente non è così. E lo stesso nostro Beppo, però, all'inizio del romanzo parte un pochino in questa direzione, per cui viene anche ingaggiato per discussione di saltare fior crediti. e così. E tuttavia nel proseguo del libro è forse il personaggio, almeno per quanto riguarda la mia sensibilità, ha una maggiore evoluzione, cioè tira fuori un aspetto Sì, di è così. sentimento, di cuore, che a me è piaciuto tantissimo. In particolare, e arrivo alla domanda, c'è un punto dove lui, spostiamo a dirvi perché, da Cagliari si deve spostare a Milano, fa un viaggio a Milano. In questo viaggio a Milano, e qui non so se farò la domanda al Bebbo che c'è in te o a Lorenzo, visto che vivi a Milano, lui nota delle differenze con Cagliari, al di là del fatto che parliamo di una megalopoli, certamente, però
è colpito da alcune differenze. Allora, come vede adesso che ci vive e la conosce un po' Lorenzo queste differenze? Umberto, decidi tu di fare. Bella domanda. Posso partire da una brevissima premessa? Mi è piaciuto il fatto che tu abbia fatto questa puntualizzazione sul mondo della notturno della security. Ora, per esempio, la persona che purtroppo ha perso la vita, la notturna security che ha perso la vita nella coltellata di due settimane fa a Cagliari, era infatti una persona stimatissima nell'ambiente, conosciuta da tutti nel mondo della mobile dei locali notturni, persona che non aveva mai mosso un dito nei confronti di una. Di uno di questi ragazzi che ha parlato spesso, dico, se lo meriterebbero, qualche ceffone educativo. c'è un pregiudizio enorme nei confronti degli addetti alla security, che non è più quella figura che si immagina negli anni 80, cioè con i giapponi di pelle. In realtà è persone, sono per la maggior parte persone che hanno già un'occupazione, che arrotondano con quel tipo di lavoro lì. La maggior parte dei miei colleghi hanno un informatico, e io scrivo, insomma, una vita che va al di là di quell'esperienza lì. Sono persone normalissime che si vanno a guadagnare dei soldi extra con un lavoro extra, che però continuano a subire questa etichetta da parte della gente che frequenta i locali, che loro stessi tengono in sicurezza. Per quanto riguarda invece la domanda che mi hai fatto su Milano e Cagliari, pensato a Milano e Cagliari, all'inizio era fortissima, perché insomma stavo comunque a presentare le prime cose, i primi libri, eccetera, e già con l'intenzione, già sapevo che un giorno sarei venuto ad abitare qua. La tentazione è stata fortissima dalla prima volta che io arrivando da Bergamo, arrivo in piazza Duca d'Aosta, scendo dal bus e vedo questi palazzi altissimi che dicono: cavolo, se il colpo d'occhio di comunque ti colpisce, in Italia una roba così non la vede da nessun'altra parte. E ho iniziato a maturare l'idea di trasferirmi a Milano, anche perché per una semplice questione veramente logistica vai ovunque. Più che altro, in realtà, adesso è successo l'inverso. È successo che a Milano mi sento perfettamente a mio agio, nel senso che penso di essermi assolutamente calato nel tessuto sociale, culturale della città. A volte è strano da dire, ma mi sento quasi più straniero talvolta quando scendo a casa. Adesso domani, se qualcuno di giù sta guardando la diretta, mi tirerà il collo, però spesso e volentieri quando scendo a casa e ci sto per troppo tempo, penso, voglio tornare a Milano, voglio tornare a casa. Perché in qualche modo questa città è diventata la mia casa, perché qui si sta svolgendo tutta la mia vita, tutti i miei interessi sono qua, tutte le persone con cui ho interessi di tipo culturale sono qua. È una città piena di fermento, di suggestioni, proprio uno che scrive il noir, voglio dire, famiglia, qualcosina succede. Per cui c'è tanto da raccontare, ti basta uscire a fare a piedi intere porzioni di città per essere suggestionato, vedere delle cose che sicuramente ti influenzeranno e sicuramente avrai voglia di approfondire e raccontare. E il mio rapporto con Cagliari è cambiato perché, per quanto visceralmente, ho continuato ad amarla, perché è la mia città che mi dà delle sensazioni che solo la tua città può darti. Però adesso sento che il periodo della mia vita è giusto per starci lontano, chissà un giorno, magari tornare, vedere se quello che è cambiato, forse che qualcosa sia cambiato, e raccontare qualcosa che è cambiato. Perché se stazioni lì e fai la muffa lì, continui a ripetere e raccontare sempre le stesse cose, soprattutto in una città, per sommato comune di provincia. Quindi queste sono le sensazioni che al momento provo nei confronti di queste due città. Cagliari, diciamo, è mia madre, Milano è comunque la zia da cui quando vai ti coccola sempre molto bene, ti fa il piatto preferito, ha sempre una bella biblioteca di libri dove ti piace frugare. Io la vedo così, se la sento così. Questo è. Ed era Lorenzo a parlare comunque. La maggior parte dei gialli, la maggior parte dei libri gialli hanno come ambientazione Milano. Spesso parlando con scrittori, con giallisti, chiedo qual è la tua Milano, perché evidentemente ognuno dà una sua caratterizzazione, eccetera. E io ho partito con questa domanda nei confronti di uno scrittore, appunto, che mi ha ambientato giallo, sempre a Milano, e lui però mi diede una risposta che un po' mi lasciò poco soddisfatto e un pochino anche deluso, perché lui ne fece una questione puramente di dati di vendita. Logistica. Eh sì, mi ha detto, guarda, la maggior parte dei lettori
sono in Lombardia, sono a Milano, non posso diventare un giallo in un'altra città, perché a parte le città più grosse, comunque questi tipi vanno comunque venduti. Per cui sentite parlare in questo modo, riferito anche a, sì, anche perché città un pochino più piccoline, è una cosa che mi dà grande conforto. In realtà io, al contrario, ho sempre notato molto interesse nei confronti, cioè da quando ho iniziato a scrivere questa serie di libri qui con protagonista assoluta, in effetti è una città. La vera protagonista di questo romanzo ha tutti gli effetti a Cagliari, ma non nel senso, perché sapete, si dice di tantissimi libri in mare, poi la protagonista assoluta è la città, quello legge di Cicco, potrebbe essere ambientato ovunque, cambia i nomi di Levia, non cambia niente, cioè, no? Ha fatto uno stradario della città, ma non c'è l'anima, non c'è... Qui la città parla a tutti gli effetti, perché qui ci sono degli innesti, abbiamo detto che si vanno a intersecare nella narrazione, in presa diretta, ma a un certo punto ho delle voci, sono le voci della città, voci da un marciapiede, di una strada, di un bar, di un circolo privato, dello stadio, della vicina di casa, che riportano qualcosa sui personaggi. Ma io non dico mai alla signora Ina di Via Cornelia sa parlare. C'è una voce di questa, tu capisci da come ho scritto, non si dovrebbe capire, spero, chi è che parla, che riporta dei fatti sui personaggi. In Accadere questo lo chiamano il crastulo, cioè il crastulo è la malalingua. La crastola è la comare che parla sempre male della vicina di casa. Io l'ho innestata nella narrazione. Quindi la scena in effetti parla a tutti gli effetti ed è la vera protagonista del libro. E io ho dato sempre molta curiosità nei confronti di questa mia peculiarità, diciamo così, stilistica. Non concordo con quello che ha detto, che ha affermato l'autore che ha intervistato. In realtà le capitali del giorno in italiano non è solo Milano, sono tante. Pensiamo alla Napoli di Latino Berardi, attualmente pensiamo, cioè, Manzini è andato ad ambientarlo, voglio dire, ecco, per cui ci sono più capitali del giallo in Italia, Milleri, ci sono più capitali del giallo in Italia, è vero che poi dal punto di vista magari scenografico urbano, Milano è l'unico, da questo punto di vista, perché è l'unica effettivamente metropoli europea che abbiamo in Italia. È una città che va ben al di là dei suoi confini, c'è tutto ciò che gli sta intorno in qualche modo. Milano, c'è un pendolarismo di tipo diverso, si ricreano, ci sono i soldi, si ricreano delle attività criminali diverse, c'è un melting pot comunque che, non dico che nelle altre città, cioè a Roma, non sia presente, ma non nella quantità e nella modalità in cui è presente a Milano, che vai di notte via Padova e dici, ma dove sono? Sono in Perù, non sono più a Milano, in qua, sono in una casba, sono in un barrio latino. Quindi le cose che succedono a Milano, come succedono a Milano, in Italia non succedono altrove, questo così è innegabile. Però non è l'unica capitale, assolutamente. Non è l'unica capitale del giallo, forse la più gettonata al momento, ma non è l'unica capitale del giallo. Beh, non Milano giù dal trono, anche se sabato, peraltro, di mercato, invece, devo presentare un libro che sarà ambientato da Milano. Ma poi ormai è tutto Milano, cioè se quasi arrivi a Torino, è una città metropolitana di Milano, sì, vai, sì. Sto qua, via Genova, città metropolitana di Milano, Cagliari tra poco, anche se c'è il mare, un'isola di mezzo, sì. Città metropolitana di Milano, è un po' egocentrica Milano, il fatto che Monza è Milano, è tutto Milano. Però è parzialmente vero. Senti, per gli scrittori è bello parlare anche, direi proprio, di letteratura e di stile. Sì. E qui io voglio chiederti una cosa, perché l'ho apprezzata tantissimo nel tuo romanzo, perché in molti passi c'è un indulgente ricorso a una scansione poetica. Perché mi fa piacere che hai notato questa cosa. Ci sono parole, ad esempio, perché tutte ci sono frasi brevi, appunto a capo spesso, frasi che proprio quasi sottolineano un passaggio, un'atmosfera, e questo esce un po' dalla dinamica del romanzo stretto, ma strizza l'occhio potentemente alla poesia. Allora, soprattutto in un genere di questo tipo, dove l'aspetto della narrazione cruda quasi a impressionare il lettore, a stordire il lettore, è prevalente, il fatto di vedere queste pennellate è una cosa che ha dato un grande senso di pace, anche davanti a situazioni drammatiche. Ecco, questa era una delle mie missioni, almeno con questo libro, come autore. Perché quando mi ci sono accostato la prima volta, volevo scrivere un libro di voci e di immagini, le voci le ho raccontate.
c'è questo innesto di voce che interviene a dirci: Nanni, ma Nanni non è quello di Preludi che si è aperto il negozio e magari qua ti spacciano, come spacciano, ma che non guarda che genitori non sono di famiglia, ma se sono dei morti di fame, insomma, c'era la questione delle voci, e poi volevo che fosse un romanzo di immagini, e tu ce le sai in qualche maniera anticipata, però questo romanzo di immagini che ti raccontassero la città, ti raccontassero una situazione, un ricordo, un sogno, a volte sono dei intervengono in sogni, no? Volevo che fosse un po' più letterario questo romanzo rispetto alle cose che ho scritto precedentemente. Questo perché però penso che un autore all'inizio del suo percorso, non chiamiamola carriera, perché sono egocentrico ma non così egocentrico, all'inizio del suo percorso debba fare le cose sperimentali. Cioè pensiamo che i musicisti Pink Floyd non è che hanno fatto Dark Side of the Moon subito, hanno fatto le robe più sperimentali prima, hanno detto io so suonare al pubblico, poi hanno piegato quella roba lì che ha avuto un mainstream più commerciale, hanno portato il proprio alle masse, no? Mario Puzo non è che ha scritto Il Padrino, ha scritto La Rena Oscura, Mamma Lucia, due libri che nessuno sa, che la critica ha acclamato ma che le vendite hanno bocciato. Lui dice basta, mi butto nel mainstream, che cosa posso scrivere? Mafia, violenza, sesso, fa Il Padrino, scrive Il Padrino. Si costringe a scrivere un libro sul Padrino e diventa Mario Puzo. Però i suoi primi due libri erano due bellissimi libri sperimentali. Io, pur andando contro, cioè, paradossalmente contro quello che è il mercato, che chiede i libri scritti in terza persona al singolare al passato, meglio se in questi tempi la protagonista è una detective risolta, non so, che si ritrova a indagare, ci deve essere un argomento topic trend del momento, mettiamola così. Io andavo contro questa roba qua, cioè facendo quindi non mi interessa in qualche modo, ho detto no, non mi rappresenta, io devo scrivere qualcosa, sento quasi l'urgenza di scrivere questi due primi libri di Alibera per una mattina come questa, con una forma un po' più sperimentale. Perderò qualche lettore? Possibile che perda qualche lettore, però sarò in pace con me stesso. E soprattutto avrò detto al lettore, la mia voce è questa. So scrivere anche in questa maniera qua, posso fare anche questo, poi magari successivamente arrivare a un compromesso che vada a mischiare questo con il mainstream, ma dopo. Quindi nasce proprio da una ragione, era una cosa molto ragionata questa scelta significa qua. E in parte invece del tutto, così come ti posso dire, istintiva, perché proprio la prima volta che mi sono approcciato, ho aperto il PC e ho iniziato a scrivere, le prime cose erano le voci, cioè non ho iniziato con il 2009, le scene d'azione, Nanni che... Ricky che scappa da Yusuf, eccetera. Ho iniziato con le voci, avevo queste voci che mi rimbombavano in testa. Venivo dal lavoro di security, venivo da un periodo particolare appunto della mia vita in cui avevo bazzicato per un po' di mesi il quartiere popolare dell'altro libro, di Via Libera. E quindi avevo incontrato tutta una serie di gallerie di personaggi incredibili, cioè, avevo queste voci in testa. Io volevo portare quelle voci, le volevo portare in un libro, in un romanzo. E poi comunque non mi sono inventato niente. Per tornare ad Attilio Veraldi, lui lo fece con un bellissimo romanzo chicco, sottotitolo Mastria di Mario Lillo, in cui c'è un unico personaggio, Mariolo, che racconta le sue giornate, no? In questi passi di Napoli che si presume essere i quartieri spagnoli. Lo stesso Sergio Azzeni, cioè Sergio Azzeni è stato, per chi non lo conoscesse, quello che per la Sicilia è stato Andrea Camilleri. Alla fine degli anni Ottanta arriva sto ragazzo di Cagliari che inizia a scrivere di una Cagliari di dimensione metropolitana urbana, della droga, dei comitati di quartiere che si danno da fare per la questione della casa. Scrive dei bellissimi libri, Passavamo sulla Terra Leggeri, Il figlio di Bakunin, Bellas Mariposas. Scrive questa serie di libri, purtroppo muore molto giovane, a 42 anni, travolto da un'onda, mentre era a fare una gita a mare, ma lascia una grandissima eredità. Questa eredità è stata raccolta da Francesco Abate, cronista dell'Unione Sarda, grande scrittore di romanzi noir, e non solo, adesso scrive dei romanzi storici sulla Cagliari dei primi del Novecento, e io sentivo di dover raccogliere questa roba qua. Tanto è che Francesco Abate, la prima volta che lesse uno dei miei libri, disse, io gli dissi tutto, mi fu un po' anche preoccupato, ma allora, Francesco, questo libro, ma ti è piaciuto? Io quel messaggio solo screenshotato, salvato, lui mi disse, io ti siamo come una prima cosa, siamo innamorati dell'anima di questa città e ci piace raccontarla. Quindi questa era la missione che avevo come autore nei confronti di questi primi due libri. E non potevo farlo in maniera sperimentale. Cioè non poteva essere un libro mainstream che ti raccontasse questa pelle di qua. Non poteva essere altrimenti che questo. Però adesso farò delle cose diverse. Invece farò per caldeggiare, proseguire su questo
Beh, questo filone, allora, però può darsi che quello che hai in mente. Allora, non ti nascondo che in Rizzoli c'è stata una persona che mi ha detto, ma sai una cosa, tu dovresti, secondo questa persona, tu dovresti un attimino asciugare il crime e scrivermi un libro con tutto, solo questa componente qua, perché a me è piaciuta un sacco questa tua componente qua, più chiamiamola così, più di narrativa, senza un tipo di etichetta. Gli ho detto, guarda, lo potrei anche fare, il problema è che a me la componente crime piace, ci sono immerso del tutto, poi chissà, sai, la vita è lunga, uno scrive tante cose, ma quello di scrivere fino a quando campo, per cui sicuramente scriverò delle cose che richiameranno di nuovo. Voglio tornare alla questione delle voci, sicuramente voglio risfruttare la questione delle voci, però anche è vero che adesso sono qua, sono a Milano, sto vivendo delle cose diverse, peraltro anche a Milano ho lavorato nella security in Rinascente, sono salito di livello a Milano, che è figata, giustamente, e ho altre cose da raccontare. È possibile che io magari adesso stia lavorando a qualcosa su Milano, e che successivamente torni, ho quest'idea di una serie di libri sul ritorno, cioè torni a casa, ti guardi intorno e dici, boh, ma io sono ancora così, sono ancora questo, sono ancora quella persona, sento ancora queste cose, voglio ancora raccontare, vedere che cosa è cambiato, raccontiamo che cosa è cambiato, devo lasciare passare del tempo, sicuramente, e non posso dire altro. Perfetto, ce lo facciamo passare così, ma prima di vedere se c'è magari dal pubblico personale per Lorenzo, te ne faccio ancora una io riferita ai personaggi femminili, sì. Nel senso che i personaggi femminili all'interno di questo romanzo sono tutti personaggi minori, sì. Allora la domanda è una scelta quasi di garbo, nel senso che lasciamo la malavita a robaccia maschio, preservando le figure femminili, una casualità o che terza via? Cioè, come mai i personaggi femminili ci sono, ma sono sempre in mezzo? Allora, io avevo una fortissima protagonista femminile nel mio precedente romanzo, Via Libera, si chiama Chanel, figlia di un vecchio malavitoso di Cagliari che sogna comunque di andarsene via dal quartiere popolare in cui è cresciuta, non si ritrova in quel contesto, cerca di allontanarsi in tutti i modi. E altri personaggi femminili abbastanza forti. In questo romanzo, beh, banalmente, sapete, non ci sono personaggi femminili forti, perché in questo romanzo i protagonisti siamo io, nella realtà siamo io e i miei amici qualche anno fa. Cioè, quando io ho iniziato a scrivere questa storia, stavo scrivendo di me e dei miei amici. Cioè, Ricky, lo scrittore che sono io, il Butafor sono sempre io, il pusher non sono io, ma chiamiamoli così, devo dire la verità, o qualche mio conoscente, mettiamola così. E quindi non c'erano dei personaggi femminili, perché non c'erano in quello che io stavo raccontando, cioè non c'erano. Ma l'hanno riprovato inizialmente, addirittura in casa editrice, ma sai che forse, io dissi sì, ma ragazzi, tant'è che secondo tu apri il libro, guarda, qua c'è tutto scritto, non ci sono personaggi femminili, no. C'è scritto, questo romanzo liberamente ispirato a fatti realmente accaduti, non c'è scritto questo romanzo di invenzione, c'è scritto questo romanzo liberamente ispirato a fatti realmente accaduti. Perché la storia, in realtà, mia e di alcuni miei amici in un determinato periodo della nostra ultima, chiamiamola così, fase dell'adolescenza a Cagliari, perché comunque a 25-26 anni sei ancora un adolescente, diciamoci la verità, sei ancora a casa con mamma che ti fa la pasta al sugo. E quindi questa è la risposta banale, perché non sono personaggi femminili, anche se poi però quelli che intervengono, si può dire che alla storia, però sono quelli che fanno prendere le virate più decisive in qualche modo, non scopriremo niente. Quindi questa è la ragione. Ogni storia, secondo me, è una storia, cioè ogni storia è una storia a sé stante in qualche modo. Nel senso che in una storia ci sono, in un'altra no. E poi questa domanda, io ogni volta che vado alla verità sono un po' lo stronzo e dico, perché tutti mi dicono, ma gli autori maschili che non scrivono mai di personaggi, perché non metti personaggi femminili più liberi? Mi trovi qualche autrice dei nostri tempi che ha dei protagonisti maschili? Non ce n'è. Tu vai a indagare il perché, è banale, sono delle donne che scrivono più facilmente di questioni di donne. Cioè anche semplicemente immaginare che cosa c'è dentro quella borsetta, nella borsa di una donna tutti i giorni, è difficile, sono uomo. Quindi, allora, non deve diventare un imperativo, mi sto spiegando, deve diventare ogni storia una storia, tu senti la storia,
cioè non, tu non la progetti una storia, ci sono anche i libri che vogliono essere progettate, ma non, questo libro non era così, questo libro era, è potentemente autobiografico. In quella fase della nostra vita eravamo veramente noi 4-5, tutti incasinati, tutti pieni di debiti tra di noi, io vedevi 20 euro, la mamma di 30, allora tenevo solo 10. Cioè, eravamo tutti incasinati, venivano da situazioni veramente tutte fallimentari. Avevamo però dei sogni, questo sicuramente, perché avevamo tutti dei bei progetti, tant'è che gli amici di cui parlo qua, oggi in realtà si stanno sposando, ci ha comprato casa, quello che voleva fare lo scrittore a Milano, che fa lo scrittore con tante difficoltà, diciamo, con tante difficoltà, perché è una città bastarda a Milano, una città che ti studia molte energie. Questa è la ragione principale. Tutto qua. Per la verità c'è una storia micidiale, la storia di una donna, che è una storia davvero micidiale, su cui dire, il romanzo, e mi dispiace davvero non poterti chiedere, perché primo non me la racconteresti, e secondo non vorrei io stesso rovinare il piacere di leggere direttamente da voi. Si chiama Cinzia, ha un ruolo particolare, una figura particolare, anche se non ricorre tutto il libro, una storia molto molto potente, e che avrà il potere di questa storia, farà cambiare la vita. E qui ti racconto che quando mi dissero, ma perché la persona principale? Sai che c'è? Prendiamo lei, che è quella la storia veramente sul finale che spiega tante cose, soprattutto di un personaggio, del perché, dei comportamenti di quel personaggio. Trasciniamola all'inizio, ma diventa boom. Cioè già sono 365 pagine, inizia a diventare, e allora non c'è più la violenza femminile, perché l'unica potrebbe essere lei. Che ha senso, cosa ha senso? Se tu mi devi mettere una tizia a caso, raccolta dalla strada, che non ha quel potere lì, non avrà senso. Vedi che tutto si riallaccia in qualche maniera. La ragione è questa. Quando arriva Cinzia, per chi avrà piacere di leggere questo romanzo, mi raccomando attenzione, perché è veramente uno dei nostri personaggi decisamente forti. Vediamo qualche intervento, qualche domanda. Non siete timidi. E sono venuto da Cagliari, esatto. Comunque, che una domanda. Perché io qui non finirei più parlare tutta la sera, però sicuramente. Io vorrei tornare sì. Su una cosa che stavi dicendo prima che iniziasse la presentazione. Sì. Sulla birra che abbiamo avuto. Con il libro una volta, diciamo, da quale stampa, mettiamola così. Sì. La questione che non sei abituato a rileggere quello che scrivi, che hai delle copie in camera, sì, però le lasci lì a allora, una stanza. Allora, in realtà, se è stato così anche per i tuoi lavori precedenti. Allora, no. Infatti, la ragione per cui con questo libro è così è a causa dei libri precedenti. Tu dici, sì, tu lo scrivi, quando lo scrivi dici, wow, ho scritto qualcosa, poi lo pubblichi, l'hai editato, ma siamo sicuri che se lo rileggi, io giuro che dal giorno 1 che tu lo rileggi, che cazzo scrivo? Ma ero io quello che ha scritto questa roba qua un anno fa. Perché? Un anno fa Lorenzo era un'altra persona, non dico di essere un'altra persona, ma eri impostato in un mood scrittorio, narrativo diverso, perché era una persona che stava facendo delle cose diverse, che aveva letto delle cose diverse, hai letto meno libri, quindi quella mai letto più libri, hai scoperto nuove cose, nuove metodologie narrative, dice. Solitamente io tendevo a non essere mai soddisfatto di quello che avevo scritto, mai. Io in genere non sono mai soddisfatto di tante cose mie, che è al tempo stesso un male, secondo me un bene. È un male perché ti rovini l'esistenza, è un bene perché ti porta a essere molto puntiglioso su tutto. Se c'è una cosa su cui sono puntiglioso è la scrittura. Sono molto, come posso dire, da questo punto di vista, ossessivo compulsivo, non addirittura non invio all'editor se io non l'ho editato prima, mi ha volto decine di volte, se non ho chiuso quella frase lì, eccetera. Quindi può essere un bene e un male al tempo stesso. Ora, a me non lo saprei rileggere e mi veniva nervoso, dicevo, perché ho scritto questa frase così se la potevo chiudere senza questo avverbio, cioè che gli avverbi in ente non vanno messi nel libro, perché c'è questo avverbio pensi due volte, che non è una regola fissa, però tu nella tua paranoia di autore che deve vendere dici adesso questa sarà la ragione per cui tu non venderai 500.000 copie. Quindi ho detto con questo libro, sai che c'è, l'hai licenziato, l'hai pubblicato, aspetta che la gente sia la gente a dirti, non è per se non azzardate a riandare via
sfogliare, riguardare, cioè poi qualche volta capita in realtà. Però sono furbo, vado a vedere solo i pezzi che so che mi piaceranno, così me ne vado a letto gratificato. No, ma in realtà penso che ci si debba fare così ogni volta che scrivo un libro. Poi a vita sua. Cioè, non è più mio questo, se ci pensi. Adesso è vostro, della gente, vostro perché no, tutti lo leggete. Delle persone che lo leggeranno, cioè che avranno una suggestione diversa da quella della persona che l'ha scritto. Sentiranno le... Tu sentirai una sensazione diversa dalle sue, e lei pure, lui pure, lui pure. Cioè, sarà dei lettori, non è più dell'autore. Basta. L'autore l'ha scritto, è in stampa, è libro, è in libreria, la gente lo compra, speriamo che lo stia comprando, accedete a me. È stop. Magari ci puoi tornare più tardi, a mente fredda, dopo diverso tempo. Poi invece il mio rapporto in generale con i libri è del tipo di tutto feticista, nel senso che mi piace proprio... Cioè io sono così malato che ho dei libri a Cagliari, tipo, ecco, Quando viene tuo padrino, che è uno dei miei romanzi preferiti, oppure Corruzione di Winslow, o Ultima fermata a Brooklyn di Universal di Union. Ho dei libri che li ritengo proprio dei feticci, dei totem miei personali. Tutto Google. Quando sono arrivato qua a Milano, non me li potevo portare tutti, mi sono portato tre cose che potevo portare. Però guarda quella libreria, a parte che non c'è niente di libreria, perché comincio da zero qua, e poi non ci sono le cose che sono abituato a prendere e sfogliare, cioè lungo addio di Chandler, io lo voglio sapere di sotto mano, nel senso, voglio andare a leggermi tutti i giorni la stessa identica frase dell'incipit, per dire. E quindi ricompro. In edizioni diverse, addirittura in corruzione ce l'ho nella stessa edizione, cioè in inglese, sono le tre feticiste, appunto, mi piace sfogliarmi, mi piace avermi vicino, quando scrivo, cioè anche so essere confortato dal fatto di avere Chandler di vicino, scrivi, cazzo, non devi stare, non devi abbatterti, devi continuare a scrivere. Ma non lo sto facendo nei confronti di questo libro qua. No, questo non me ne spero che non me ne voglia. Altre domande ci sono. Dobbiamo arrivare. Allora, io dico sempre, quando ho il pubblico che è un po' tentenna con le domande, innanzitutto tutto quello che volete. Punto 2, c'è stata una domanda, dobbiamo arrivare a 3. Dobbiamo chiudere con 3 domande. Ok, quindi questo è piccolo la serata. Domani non ce ne andiamo via da qui. Siamo una, dai, qualsiasi cosa, quando dobbiamo parlare di sicuri, mi hai dato uno schiaffo a qualcuno, hai lanciato fuori tutto quello che volete, rispondo. Anche su Lorenzo scrittore. Sì, la forza infatti. Lorenzo Buttafuoco, lasciamolo a Cagliari, qualche anno fa. Beh, allora succede, dai, fatti bene, poi mi faccio vedere. Allora, tu hai scritto anche racconti. Sì. E qui proprio a livello stilistico ti chiedo, visto che sono due approcci completamente diversi, perché il racconto sto parlando comunque di qualcosa di breve, il romanzo potenzialmente immagini di scendi così una pista libera, insomma, soprattutto il fatto della lunghezza, che la cosa fare decisamente più. Ecco, tu a questo punto sei in grado di scegliere già una strada, cioè, oppure ti piace ogni tanto tornare al racconto, oppure l'hai accantonato, com'è questa fase? Approccio con questi due giri. Allora, sai che il racconto talvolta spaventa, perché quando non scrivi racconti per tanti anni, che poi non so come termini in realtà, perché una fase della mia vita mi ricordo che non ero invece in grado di scrivere un romanzo. Quando ho iniziato a scrivere quelle prime cose di Vigilante, quelle cose di prima vedere con così letterari, che mi ricordo questa scena, ecco la scena, signore, come è stata. La scena è stata così, siccome ero un casino a scuola. Era un po' problematico a scuola in quegli anni, succedevano cose che venivano ripreso, scendi giù dal preside, poi si presenta il preside, il vice preside Virgi si chiamava in classe, avevo già partecipato, ma non sapevo niente di aver vinto a scuola, niente. Si presenta lui in classe, c'era la lezione, io ero da una parte, ero finito a fare i miei, entra in classe, incontrava Virgi, silenzio totale, che incuteva paura, entra, tutti zitti. E lui guarda me e fa, voi non sapete che cosa fa questo ragazzo fuori dall'orario. Cioè, che cazzo ha fatto? Non sai che cosa. E ripensa a tutte le cazzate che fanno le giorni precedenti, qualche litigio, qualche. E gli è arrivata voce a dire, adesso mi sostengo, qualcosa che ho fatto qui a scuola, non mi ricordo. Però rimane così, e tu le puoi studiare vicino. E lì mi viene il panico, perché io capisco, leggo che lì dentro era la cosa, perché avevo la copertina a letto, un imbarazzo incredibile. In quel periodo lì scrivevo un sacco di racconti, avevo una abilità nel suonare racconti che io mi mettevo, non facevo i compiti per scuola, però neanche, avevo ripetuto tre anni, mi dicevo,
è che non hanno, diciamo, sono finito in testa con mia sorella, erano 25 ragazzi, l'unico maschio, diciamo che era lecito essere un po' diciamo, così interessato per tante storie. E quindi, ripeto, 3 anni, però quel periodo io mi ricordavo che, a parte che in quelli c'è una spugna, cioè le cose e le nozioni che riesce ad assimilare in quella fase della vita è impressionante. Cioè, oggi non ci riesco, oggi secondo me nessuno di noi potrebbe riuscire. E scrivevo una quantità incredibile di lavoro, di tornavo a casa, almeno così non bracco tutti i 2 giorni, mi ricordo a mano però scrivevo. Poi lo ribattevo a PC, che ero già mezzo malato di editare, fare. E scrivevo un sacco di racconti e mi dicevano, ma tu sei in grado di scrivere un romanzo, ma tu riuscissi a scrivere un romanzo? E diventano sempre più lunghi questi racconti, l'infarcino di situazioni che abbondavano al brodo, naturalmente, che però erano sempre racconti. Quando ho iniziato a scrivere i romanzi, ho capito la direzione che volevo con cui volevo scrivere i romanzi, cioè questo sperimentalismo qui, che tra l'altro c'è anche nell'altro libro, ho iniziato a pensare, questi racconti brevi, sono stato in grado di scriverli. Ma io, come racconto breve, intendo... Cioè il mio punto di riferimento per i racconti brevi è o Bukowski, o è Chase, James e Vincenzo, vogliamo fare sul noir, o è l'Elroy di Destination Morgue, cioè fulminante. Sei ancora in grado di farlo? È molto difficile. Cioè la materia del racconto breve è veramente molto difficile. È tutto un bel po' che ne scrivo. Adesso poi mi forzerò sicuramente a fare questa cosa, perché poi per me la scrittura è un po' una sfida. Nel senso che... A volte dico, so anche solo che lo devo sperimentare, più cancellerò tutto, che non sarà quello che andrà a finire lì dentro. Però dico, vabbè, rimando comunque a ritrovare, gli do questa possibilità, vediamo se lui mi dice. E scrivo una terza, magari una settimana, a scrivere diciamo, un capitolo che tanto so che non finirà nel libro, che non sa, però, perché? Non sempre in grado di scrivere questa cosa qua, così, questa scena d'azione la sempre così, sai fare 3 pagine solo di dialogo, provaci. Cioè, la scrittura per me va vissuta così. È un confronto tra te e la pagina bianca. Cioè, ci devi fare appunti con la pagina bianca. Se ti esce tutto troppo facilmente, stai sbagliando qualcosa. C'è qualcosa che non ti sta funzionando. Cioè, ti pare che un grande atleta arriva a prendere una medaglia d'oro senza sforzi. E no, hai faticato tantissimo. Ti sei allenato ogni singolo giorno, praticamente anche durante le feste. Hai fatto la dieta, hai fatto un sacco di rinunce. Non sei uscito, non hai bevuto, non hai visto gli amici. E la scrittura per me è intesa in quella maniera più uguale. Cioè, un gesto atletico. Adesso mi forzerò con la questione dei racconti, quindi mi ha dato un bel input. Per un appassionato di scrittura c'era da prendere appunti, quindi quando parlavi, per cui ringrazio per quello che hai detto. Sì, poi io ho detto un modo tutto atipico, perché ognuno c'ha i suoi tic, la sua sfera di tic. Se detto in Italia. Qualcuno vuole chiedermi come lettori di Cagliari non agito? Allora, come detto, il Cagliari non agito, aneddoto simpatico, a me, io sono chiacchierone da bar, non so se si è capito, ho passato tutta la giornata al bar, a cazzeggiare, proprio a chiacchierare e raccontare storie, e a sentirle raccontare. Un aneddoto simpatico, il libro precedente, Via Libera, era quasi interamente a me da Chet, che è un grande quartiere popolare di Cagliari, con questi palazzoni, un po' altri. Se c'era questo libro che andava in libreria vedevano a Cagliari il CEP, quindi immagina per delle persone di Cagliari vedere un loro quartiere in libreria, Rizzoni, libro a mandato, strano, questa roba, e in libreria si aggirava, poi me l'ha ristampato l'Unione Sarda, che è il giornale con cui io collaboro, perché tra le varie cose non è che faccio un buttafu, scrivo anche sull'Unione Sarda, quindi scrivo le recensioni dei libri sull'Unione Sarda. Inizia a girare questo libro, l'Unione Sarda lo ristampa, diciamo che sembra a Cagliari un piccolo micro successo. Io ora come identificato come lo scrittore del CEP, ma io non sono del CEP, fino a quel momento non ci avevo mai messo piede, perché ci sarei dovuto andare. In realtà del CEP era mio padrino Gianluigi, che mi ha sempre raccontato un sacco di storie di quel quartiere, ecco perché io scrissi di quel posto lì piuttosto che di San Michele o Santa Medrace. La reazione di Cagliari Italiani qual è stata? Allora, a me piace il fatto che spesso, volentieri, i lettori da alcuni mandano messaggi e mi dicono, oh, ma sai che non passo davanti alla stazione dei treni, guardo quei pischelli e mi viene da pensare a Nanni Beborricchi. Oppure guardo i palazzi del CEP e mi ricordo la scena che tu hai fatto di quello che veniva stata stendendo giù da 14 piani. Cioè, non riesco a non pensare a quelle cose che tu hai scritto. Allora io lì mi sono appagato, dico, oh, io ho raccontato quella Cagliari lì. Cioè, le persone, quando passano davanti a questi posti, pensano alla mia storia. Cioè, in qualche maniera, non dico che gli ha cambiato la vita, perché non mi arrogo questo uso assolutamente.
presente questa presunzione, questo diritto, però gli ha dato un'influenza, gli ha dato da me qualcosa è arrivato a te. E questa è una cosa molto bella, cioè questo è proprio, questa è la lettera, questo è fatto, questo dobbiamo fare i libri. C'è uno scambio tra di noi, no? Sì, questa è stata la reazione principale. Tantissimo per Gallimero, un po' meno per questo, però si succede. Questo è quello che mi viene raccontato da giù, sostanzialmente. Sì. Certo non ti aspetti che succeda in una giornata come questa, una mattina come questa, una mattina che l'ultimo signor Ottobre ha indossato la maschera e il costume dell'affabile signor Maggio, e la città con i suoi dintorni appaiono la migliore scelta di vita possibile anche nei loro angoli più marginali e remoti. Grazie a Lorenzo Scano per essere stato con noi. Grazie a voi. Chiaramente Lorenzo di venire qualche. Si è suicidato.